E cos'è che accomuna Giorgio Armani e il muro di Romeo e Giulietta? Una persona, Stefano Scalia. Ciao Stefano, grazie per essere con noi oggi. Come va? Ciao Matteo, grazie a voi, benissimo, grazie. Quindi Stefano è due cose, ok? Fa una cosa a livello di professione e ha fatto una cosa recentemente che l'ha reso praticamente famoso. Probabilmente è più famosa questa foto del suo autore, e quindi qua ti vogliamo rendere giustizia. Stefano è l'autore di questa foto che adesso compare al mio posto. Raccontaci un po', Stefano, quando l'hai scattata e un po' di curiosità. Sì, questa foto praticamente io l'ho scattata a marzo del 2019 a Milano, in via Monte Napoleone. Passeggiavo per strada tranquillamente, a un certo punto guardando la vetrina della boutique Armani, vedo all'interno della vetrina Giorgio Armani. Mi sono fermato 2 secondi per capire se era veramente lui. Poi, una volta che ho notato appunto il personaggio, in modo molto rapido, senza pensarci 2 volte, ho scattato quella foto, ma l'ho scattata perché ho riconosciuto non Giorgio Armani come personaggio pubblico, ma Armani come imprenditore e amante di quello che fa, delle sue creazioni, del suo lavoro, che poi in base al testo che ho scritto anche dopo averla pubblicata, è proprio vero, c'è cioè un personaggio come lui che ha centinaia di negozi in tutto il mondo e migliaia di dipendenti, potrebbe benissimo, insomma, prendere una commessa, un responsabile e dirgli sistema il manichino. Invece, dopo tutto il suo successo, proprio lui era lì a fare quel lavoro in modo molto umile e semplice e mi ha affascinato per questo e allora ho voluto immortalare questo momento. Infatti, io Io quella foto l'ho vista durante il Covid senza sapere che fosse tua. L'ho condivisa con i miei colleghi stranieri, non italiani, che immediatamente mi hanno commentato: ma sicuramente è stata montata, è PR, eccetera. Però evidentemente non credo che un personaggio come Armani oggigiorno abbia bisogno di questo tipo di PR, e approfondendo un po' la storia di Armani si percepisce questa passione in quello che fa, e tu non lo sai, ma anche grazie alla tua foto, non solo, ma anche è nato Italians, perché è stata una foto che ha sviluppato nei miei colleghi tra virgolette, questa idea di orgoglio, di passione nel voler fare qualcosa, e ci ha dato il coraggio di iniziare questa avventura. E infatti tu mi sembra che la tua foto abbia qualcosa come 300.000 like, una roba del genere, sul tuo sì, social. perché poi l'ho tenuta nella galleria del mio telefono per un anno praticamente. E a marzo di quest'anno, del 2020, quando eravamo in piena pandemia, appunto uscì la notizia che Giorgio Armani aveva cominciato a fare i camici per i medici, fare camici usa e getta nelle sue fabbriche. E allora, ancora più motivato da questa notizia, la pubblicai sul mio profilo Facebook con il testo che conosci. E ho ricevuto 300.000 like, 150.000 condivisioni e oltre 15.000 commenti. Poi l'hanno ripubblicata su Instagram, LinkedIn, Pinterest, insomma, poi qualcuno l'ha anche pubblicata senza citare il fatto che l'avevo scritta io, qualche furbetto poi si è fregato anche il testo, insomma, ha viaggiato nella rete per parecchio tempo e ancora oggi, dopo 8 mesi, insomma, è lì che viaggia su LinkedIn tantissimo. È un messaggio per me stesso che dovrei probabilmente andare in via Monte Napoleone più spesso di quanto non Ecco, vada. sì. Ma tu non sei qui per fare pubblicità o publicity a Giorgio Armani, ma sei qua per parlarci del muro di Romeo e Giulietta. Di cosa si Sì, anche tratta? quello. Diciamo che al momento la foto di Armani mi ha reso più famoso del muro di Romeo e Giulietta.
Speriamo si inverta quanto prima questa tendenza. Sì, beh, il muro è ancora all'inizio, quindi è ancora tutto un work in progress. Però sì, nel 2017 mi è venuta questa idea di far diventare il muro di Romeo e Giulietta un social network. Quindi ho pensato di dare la possibilità a chiunque nel mondo di fare da casa quello che farebbe a Verona. Quindi postare su questo social network che si chiama thewalloforomeogiulietta.com una frase, una scritta, una fotografia, una videodedica da poi condividere sui principali social network oppure inviare via email o via WhatsApp alla persona interessata, che non è soltanto per il fidanzato o la fidanzata, attenzione. Ho voluto ricreare il muro dei sentimenti e quindi va bene per chiunque, si può fare anche per il fratello, per la mamma, per la festa del papà, per un compleanno, per un regalo di nozze. Insomma, dedicare uno spazio su quel muro per l'eternità. Da lì anche il motto "A pixel is forever", un pixel è per sempre. Esatto. E quindi ho incominciato a lavorare su questo progetto che adesso è già online, ci sono numerosi iscritti che vanno postando le loro lettere d'amore, fotografie e quant'altro, e va abbastanza bene. Adesso dobbiamo migliorare alcune cose a livello grafico, aggiungere qualcosa in più per quanto riguarda la grafica e le funzioni, e poi creeremo l'app da scaricare e poi faremo insomma il lancio pubblicitario come si deve. Insomma, su questa coppia hanno fatto canzoni, libri, film, opere, mancava un social network e allora ci ho pensato io. In fondo, nel bene o nel male, siamo su questa terra grazie all'amore tra due persone. Poi insomma, ama e cambia il mondo, no? Assolutamente, assolutamente. E parlando di cose meno nobili, qual è il business model di questo, di questa iniziativa? Quindi io entro nel tuo social, mi iscrivo e poi cosa succede? È molto semplice. Una volta che atterri sulla piattaforma, fai la registrazione. Naturalmente puoi utilizzare già gli altri social network, se sei iscritto a Twitter, Facebook, Instagram, ti registri uh-huh. e atterri sulla tua home page, che dove c'è il tuo editor, uh-huh. e puoi modificare l'immagine di profilo, di copertina, puoi mettere un nickname, puoi fare insomma le modifiche che si fanno normalmente sugli altri social network, e poi puoi decidere che cosa postare. Appunto, se vuoi fare una scritta su questo muro, fare una fotografia che è scattato, fare una videodedica e poi pubblicarla tranquillamente anche con un testo oppure delle emoticon che poi si troverà sul wall, sul muro principale, che sarebbe come la bacheca principale di Facebook, dove ci sono tutti quanti i post. Però graficamente è stato realizzato uguale al muro, quello originale che c'è a Verona, quindi non ci sarà una schermata da PC uno sotto l'altro, ma saranno tutti sparsi su questo muro digitale. Invece per quanto riguarda poi l'app, si troveranno uno sotto l'altro, un po' come Instagram e Facebook. Ho capito. Puoi decidere anche il formato del post, perché io ho voluto realizzarlo cercando di non allontanarmi molto dalla realtà. Se noi guardiamo il muro di Romeo e Giulietta che c'è a Verona, possiamo notare che ci sono bigliettini, fotografie, post-it di tante dimensioni, perché comunque la gente arriva lì, strappa un foglio dal giornale, dal diario e poi lo attacca su questo muro. Quindi io, per dare lo stesso effetto, ho realizzato quattro formati di post di quattro dimensioni diverse, per dare appunto la stessa immagine che abbiamo di quello originale. Che una persona compra, quindi una persona compra un pezzo di muro, se ho capito. Esatto, allora il formato, io devo trovare il modo per dividere questi quattro formati, quindi ho fatto così: il formato quello piccolino è gratuito, che poi una volta che clicchi sopra si ingrandisce e puoi vederlo bene. Gli altri formati, quelli più grandi, sono a pagamento, parliamo di euro naturalmente, sono 3, 5 e 7 euro il formato quello più grande,
che è quello che va per la maggiore, tra l'altro, perché se io devo fare una dedica alla mia fidanzata, a mia moglie, a mia mamma, a mia sorella o una coppia di amici, prendo un formato più grande che è anche più bello e visibile. Certo. A meno che tu sia me, in quel caso io prendo quello gratis perché sono un tirchio, notoriamente. Sì, certo. Ma è bello anche quello, comunque riceverlo fa piacere. Ma il muro ha una fine, quindi ha una dimensione finita, o potenzialmente tu puoi avere un numero illimitato di persone che graffitano virtualmente? Il muro è infinito e si adatta automaticamente ai post che vengono pubblicati. Quindi in base alle dimensioni che vengono scelte dagli utenti, il muro si adatta e dà sempre l'immagine migliore ed è infinito, quindi si può pubblicare in continuazione. Poi ognuno di noi fa tutti i post che vuole, poi va nella sua bacheca e potrà vedere la cronologia di tutti i post che ha fatto, un po' come Facebook, insomma. E adesso, tra l'altro, nelle varie modifiche che stiamo facendo, stiamo dando la possibilità di vedere chi mette il like sui post e di andare a vedere la bacheca di chi ti ha messo il like. Poi stiamo realizzando anche una chat per poter far chattare gli utenti all'interno della piattaforma e tante piccole cose che, insomma, che stiamo migliorando in base a quello che ci dicono anche gli utenti. No, è assolutamente interessante perché tu evidentemente hai avuto un'idea, una vision e ti stai dedicando a tempo pieno a questa, quindi ci vuole anche del coraggio per fare una cosa del genere. Ma da cosa è nata questa idea? Da cosa ti è venuta l'ispirazione di dire prendo il muro di Romeo e Giulietta e lo rendo digitale? Guarda, c'è un momento, una situazione o da dove è uscito? È nato tutto grazie a un mio carissimo amico che si chiama Francesco Brocato, e lui praticamente si occupa di computer, lavora presso un'azienda, un ospedale privato, insomma, e si occupa di queste cose qua. E una sera stavamo facendo un aperitivo insieme, era il 2017, e parlando appunto di internet, siti, social network e quant'altro, mi fece notare un sito web che moltissimi anni fa, nel 2012 se non sbaglio, ebbe un discorso. E da lì mi è venuta l'ispirazione. Grazie a questo amico mio ho incominciato a studiare qualcosa da creare nel web, qualcosa di bello però, qualcosa di non artefatto, perché se noi parliamo di sentimenti c'è poco da discutere, quelli sono sinceri. E allora ho cominciato a capire cosa ci poteva essere di bello che poteva mancare, e allora ho cominciato a guardare i social network, allora studiavo Facebook, e c'è un po' di tutto, Twitter, si parla prettamente di politica e quant'altro, LinkedIn è un taglio business, gli altri nemmeno li consideravo, e ho detto io devo fare qualcosa sull'amore. Allora ho cominciato a pensare per giorni cosa poteva ispirarmi sull'amore, e in quel periodo stavano facendo vedere in televisione, su Sky, Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio. Ho detto, trovato. Ho detto, devo fare qualcosa su Romeo e Giulietta. Ce l'abbiamo noi in Italia, lo conoscono in tutto il mondo, ci hanno fatto appunto un sacco di cose con questa coppia, vediamo se manca un social network, se c'è. E sono andato a cercare sui vari motori di ricerca se c'era qualcosa di simile con Romeo e Giulietta, e non c'era. Allora, insomma, ho comprato immediatamente tutti i domini possibili e immaginabili con quel nome, e poi ho incominciato a buttare giù un po' di grafica, e sono andato a Verona a vedere il muro originale, perché io non c'ero mai stato. Ho cominciato a capire come potevo realizzare in modo digitale questo muro, e allora ho cominciato a fare vari tentativi, e fino a quando poi ho detto ok, così può funzionare, e allora ho cominciato a lavorarci per renderlo attivo e funzionante come oggi, che sarà sempre un work in progress, perché come tutti gli altri social network che si aggiornano periodicamente, anche questo avrà delle evoluzioni,
però al momento piace perché comunque giornalmente ci sono delle iscrizioni, dei post che vengono attaccati sul muro e quindi mi dà coraggio per andare avanti. Poi sai, un po' come tutte le cose, per farle diventare virali bisogna fare una prepotente campagna pubblicitaria, quindi farlo diventare importante bisogna avere anche abbastanza fondi per pubblicizzarlo nel modo giusto. Poi una volta che parte, insomma, va da solo. Il mio obiettivo è quello di arrivare a 1 milione di utenti. Quindi spero di riuscirci, almeno. Te lo auguriamo e speriamo anche noi nel nostro piccolo di contribuire. Essendo noi chiamati Italians, essendo la nostra, una delle nostre mission, quella di supportare le start-up, io ti vorrei dare 2 minuti per fare un appello, qualsiasi cosa tu abbia bisogno, collaboratori, partner, idee, eccetera. The floor is yours, usalo come meglio credi. Ah, vabbè, adesso noi stiamo lavorando appunto su queste migliorie che ti ho accennato. E, beh, sicuramente sì, se c'è qualche investitore all'ascolto che vuole investire in questa idea, in questo progetto, è ben accetto, perché io sto facendo tutto con le mie risorse ed è abbastanza impegnativo. E quindi trovare un partner sarebbe gradito, insomma. Adesso spero di terminare tutto entro San Valentino, che per me è una giornata spettacolare, Certo. considerato un social network. Quindi, insomma, sì, sicuramente sì, sarebbe bello trovare appunto degli investitori che possano credere nella piattaforma come ci credo io. Il messaggio è passato, quindi facci sapere per piacere se qualcuno ti contatterà attraverso di noi. E Stefano, io ti ringrazio tanto per il tuo tempo che ci hai dedicato oggi. Io volevo farvi i complimenti veramente perché siete una realtà spettacolare e fare tutto questo per chi ancora oggi, nonostante il periodo, tenta di fare impresa con tutte le difficoltà che ci possono essere, voi con il vostro contributo date una mano veramente importante. Quindi grazie a voi. Grazie, mi fai arrossire, non c'è nessun problema. Grazie a te ancora e passo al wrap up. Grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, fatecelo sapere, mettete un commento, cliccate like, ma soprattutto seguite il nostro canale Italians. Ci vediamo presto con un'altra intervista. Cheers and ciao!